L'amministrazione comunale è stata vicina alla famiglia, allo scrittore, allo scienziato, nello scoprire questa lapide, prima nel palazzo di dove eravamo vissuti e attualmente questa sul largo di Via Palizzi. Il dizionario dialettale napoletano del 1957 fu la sua opera più famosa, quella con cui Antonio Altamura, ultimo discendente del pittore patriota Saverio, con il suo rigore filologico consacrò il dialetto napoletano considerandolo come una lingua. Seguirono altre opere per lo studio e l'approfondimento del napoletano, come la grammatica del vocabolario italiano napoletano, oltre ai proverbi e alle voci di Napoli. In chiusura delle celebrazioni per il centenario della nascita, con una cerimonia a cura del blog San Carlo alle Mortelle e dell'associazione Futura, il Comune di Napoli ha intitolato oggi il largo nella parte finale di Via Palizzi alla memoria di Antonio Altamura, nel luogo dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Noi mettiamo sia targhe alle memorie di vittime innocenti della criminalità, proprio perché sappiamo che cos'è la camorra in questa città, ma mettiamo anche lapidi, come dire, riconoscimenti e intestazioni a persone che hanno fatto la storia di questa città. Dopo la bellissima lapide messa ai quartieri spagnoli, è bene che Napoli non smetta mai di ricordare la sua grandissima storia letteraria, le sue radici, la sua cultura e la sua lingua, appunto, che Altamura ha definito lingua napoletana.